Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato alla titolazione, così a grandi linee, per il montaggio video. Oggi riparleremo un pochino di mixare le varie applicazioni, cioè partiremo da Mojo, l'applicazione che utilizzo per realizzare anche titoli di coda di testa nei filmati o i sottopancia. Poi ovviamente utilizzeremo Photoroom per scontornare la nostra immagine e poi ovviamente andremo in LumaFusion per poter mixare tutto questo. Abbiamo già fatto qualcosa del genere, ma questa volta metteremo nel cerchio, diciamo, faremo un titolo con il cerchio, diciamo, una specie di immagine di profilo della persona intervistata. Quindi prima di andare avanti ovviamente a vedere il tutorial, vi invito a iscrivervi al canale, azionare la campanella ovviamente per ricevere le notifiche dei video che posterò. Con questo andiamo a vedere subito cosa ha combinato il buon Gennaro. Come prima operazione andiamo a creare selezionare un template adatto a 16 noni. Qui ovviamente sta un po' a gusto, io farò un titolo a tutto schermo che poi ovviamente fonderò con i livelli di LumaFusion. Quindi scelgo il template di YouTube, ovviamente qua ci sono tanti template che possiamo utilizzare, vedete potremo anche scegliere uno di questi, perché no? Vediamo se ce n'è uno adatto alle nostre esigenze. Noi vogliamo fare in questo momento un titolo con all'interno il viso della persona intervistata e ovviamente quello che è la persona e ovviamente poi metterlo in LumaFusion. E questo qua potrebbe essere il nostro, ok? Quindi vado a cliccarci sopra. Anche qua dentro se c'è, diciamo, visto c'è un piatto mi sembra, non importa perché noi possiamo andare ovviamente a sconvolgere questa cosa, ma potremmo andare a vedere sicuramente se ce n'è un altro più indicato al nostro obiettivo. A noi ci serve ovviamente un viso della persona col cerchio, ovviamente, che poi lo andremo a fare, e mettere vicino ovviamente il nome della persona. E ovviamente se ci ha dato il suo consenso, mettere i contatti. Non vedo nulla, quindi potremmo anche farlo noi dal nulla, se ovviamente non vediamo niente. Possiamo sicuramente partire da questo dove c'è la pasta asciutta, o partire da uno che c'è, diciamo che non c'è assolutamente nulla dentro. Io partirò da questo, un template vuoto. La prima cosa che faccio, vado a mettere un segnaposto d'immagine, quindi vado qui, vado giù, vado a cercare un cerchio. Io quello che devo fare, ovviamente la persona andrà, il viso della persona andrà all'interno del cerchio, quindi vado a cercare un template con il rotondo, questo qui, se voglio il bordo, se non voglio il bordo metterò questo qui. Io vado a mettere questo e lo vado a piazzare intanto qui, ok, senza, ok, fare altro, lasciarlo lì. Vado a prendere il testo adesso. Il testo invece, se cerchiamo nell'ultima categoria, abbiamo, vedete, questa serie di testi molto carini, perché hanno praticamente sono capitoli, però potremmo utilizzarli, perché no, per il nostro scopo del titolo. Quindi io vado a prendere uno di quelli che mi ispira, che mi serve. Io prenderò questo magari. Ok, quindi lo vado a posizionare qua, e a questo punto cosa faccio? Qua andrò a mettere all'interno il nome della persona e qua sotto, ok, la sua mansione, se è, in che campo lavora. Quindi io vado adesso a copiarmi il nome della persona e lo metterò all'interno di questo classic caption. Vedete bene? Allora, andiamo qua dentro, ok, facciamo così. Non so perché mi fa questo, però vabbè. Ok, mettiamo così. Ok, un po' grande. Adesso lo centriamo. E qua sotto invece ci mettiamo ovviamente la dicitura della persona che è riguarda. Questo che sto per copiare e incollare è un po' grande, quindi dovremmo rimpicciolire sicuramente il testo, ok? Bene, adesso vado a rimpicciolire i testi, quindi io ho i due formati, vedete il primo riguarda quello sopra, quindi vado un pochino leggermente a rimpicciolirlo, e il secondo è quello sotto.
Purtroppo, anche se lo rimpicciolisco a zero, vedete, abbiamo sempre la questione di non andare a capo. Quindi devo andare a capo manualmente perché non posso andare. Vediamo un po' qua. Qua posso cambiare il testo, posso ovviamente agire sui font sia di uno che dell'altro. Quindi andrò anche a cambiare lo stile del font perché non mi piace, oppure lo posso anche lasciare così, però devo andare a cambiare praticamente la capo, perché così non va bene. Quindi vado qui, vado qua, cliccherò in una parte, magari public va bene, off. Allora, end, ok, avanti, e vado a tirar su ovviamente questo Europe perché è rimasto giù. Uno spazietto e sono a posto. Quindi, fatto questo, ora vado a mettere uno sfondo perché questo non mi piace. Quindi ora vado a cambiare lo sfondo di questo mio template. Posso scegliere, vedete, tra questi oppure crearne uno, ok mio. Poi andrò a cambiare anche il colore. Posso utilizzare, visto che si tratta di TikTok, il responsabile di TikTok, posso utilizzare questo, però andrò a cambiare ovviamente lo sfondo di questo e il relativo colore. Vedete, lo sfondo è questo, vado a mettere un colore che mi piace, oppure posso anche, ecco questo qua, e vado a cambiare ovviamente il colore in nero, perché se no non si vede una ciccia. Posso anche cambiare ovviamente l'orientamento del testo perché questo vedete che è tutto centrato, ma io non lo voglio centrato, quindi lo voglio praticamente portare tutto a sinistra. A quanto pare non si può praticamente mettere da una parte il testo, quindi io vado così, visto che mi piace, vado a cambiare il mio stile, ok? Quindi vedete che questo qua è proprio centrato, quindi non mi piace, eccolo qua, questo qua sì. Andiamo a cambiare ovviamente il colore di questo qua, lo mettiamo bianco, ok, e lo lasciamo, possiamo lasciarlo così. A questo punto ci interessa adesso mettere la foto qua dentro, quindi cosa vado? Vado su LumaFusion, vado a esportare il frame che mi serve, magari il viso della persona un po' più che sorridente, vado così, lo esporto, però prima di andare in Photoroom vado nel rullino fotografico, vado a tagliare praticamente l'immagine per dare a Photoroom la possibilità di come dire, tagliare meglio il frame che mi serve, la parte che mi serve. Quindi farò così, farò così, farò così, andrò qua, taglierò ovviamente il mio buon ovviamente collaboratore, faccio così e vado a far fine. A questo punto vado in Photoroom e vado a generare un'immagine di profilo, ok? Un'immagine di profilo praticamente normale, cioè senza ovviamente nulla, diciamo, intorno, ecco, nessuna cosa strana. Vado a prendere questo, vado a prendere una foto e la foto è proprio della mia persona, quindi vado qui, la taglierà, ok? E vado a metterlo qua. Ecco qua, ovviamente io adesso intorno ho diciamo lo schermo, quello che ha messo Photoroom, quindi faccio così, vado qui, taglio tutto, ok? E qua anche faccio così, ok? E vado a vedere che succede posizionando solo questo. Vado qui, faccio così, lo vado a salvare. A questo punto ritorno in Photoroom, in Mojo, vado qua nello spazio che ho fatto il segno apposta, vado qui e prendo la faccia della persona che ho generato. Vedete qua, ok, l'ho messo questo. È nero, ma posso cambiare in bianco, ovviamente sotto, vedete così. È un po' piccola, ma posso ingrandirla? No, non posso ingrandirla, quindi rifaccio tutto. Vado qui in Photoroom, vado a nulla indietro, vado indietro qua e vado a ingrandire così la mia persona, ok? Con le dita la vado a ingrandire, vedere un po' se
Ok, rivado a esportare perché ovviamente non potevo anche importare, diciamo, la miniatura fatta da Photoroom, ma non mi piace perché veniva ovviamente il bordo bianco. Andiamo a vedere un attimino se posso così. Vediamo un po'. Ok, ragazzi, vedete? Ok, perfetto. Quindi a questo punto io cosa faccio? Vado a esportare il mio filmato. Ok, faccio così, salva, e vado a esportarlo direttamente su LumaFusion. Faccio così, vado di qua, faccio LumaFusion e mi viene messo, ok, qui. Io cosa faccio a questo punto? Vado qua e lo metterò, ok, al posto adesso vado a spegnere un po' l'audio perché non so la precisione, però vi faccio vedere solamente che adesso io posso andare poi a giocare con i vari livelli, quindi posso andare a incominciare a vedere se quale di questi livelli mi aggrada per far venire fuori ovviamente quello che mi serve. Vedete già come cambia, ok, l'andazzo, quindi andiamo a scegliere qua, ecco già questo qua, questo blu è bello, solamente che le persone vengono blu anche loro. Ecco, se non troviamo, diciamo, una cosa che va bene, possiamo sempre fare un'altra cosa, lasciare il mondo com'è, ok, così. Ma a questo punto rimpicciolire facendo un taglia, ok, andando in taglia, rimpicciolire il sopra e il sotto di quanti punti è uguale. Ok, qui abbiamo fatto 22, facciamo, vediamo un po' se 25 ci sta. Ok, e sotto, ok, dobbiamo fare la stessa cosa, quindi facciamo così, facciamo 25 anche qui. A questo punto, perché ho detto questo? Perché poi io cosa faccio? Vado indietro, taglio il mio video sotto, ok, lo taglio, vado qua e vado qua, lo taglio. In questo pezzo di frame inserisco un blur, ok, ovviamente sotto, ok, sotto, quindi inserisco un blur che è questo, perfetto. Oppure possiamo prendere anche uno più marcato, eh? Uno più marcato. E poi cosa faccio? Faccio così per non avere uno stacco incredibile, vado qua, inserisco una transizione sia qui che qui. Vedete come tutto risulta più morbido? Ok? E alla fine la stessa cosa. Qua, transizione, lasciamo perdere adesso quello che sentiamo, ok? Sentiamo, diciamo, di audio, ma concentriamoci più che altro sulla visione. Salone dell'Orientamento Vedete Genova, si come viene parlava di carina una TikTok cosa del questa mattina, genere. Quindi, sono col bene, signor abbiamo TikTok. fatto un titolo abbastanza d'effetto professionale, nel senso, poi posso anche ovviamente spostarlo ovviamente in giù e togliere il blur dal mio video. Ovviamente come alternativa posso ovviamente selezionare il mio filmato, levare il blur, ok, da questo. E questo diciamo questo titolo che ho fatto, ma è un'immagine, poi alla fine è un video importato da Mojo, posso anche fare così, mandarlo in giù. Cioè, metterlo in giù, ovviamente questo risulterà un po' più grande, però posso prendere e rimpicciolirlo, poi metterlo come più mi aggrada, vedete, posso metterlo giù, ovviamente, e dargli una scala diversa e poi posizionarlo, ok, dove voglio. Quindi abbiamo un bel effetto, posso anche, ovviamente, qua nel taglia andare, come ovviamente come sappiamo, che fare una sfumatura intorno da rendere tutto ovviamente molto più morbido. Salone dell'Orientamento Genova, si Ok, parlava di molto più morbido. TikTok su questa.
Ok, ragazzi, abbiamo fatto tanti esperimenti di questo genere, ma ovviamente ripassare un pochino non fa mai male. Avete visto, abbiamo creato un titolo con Mojo. Ovviamente abbiamo importato, prima abbiamo esportato un frame da LumaFusion, poi abbiamo importato un Photoroom e abbiamo praticamente scontornato l'immagine. Con questa applicazione si può fare questo e altro. Vi invito ovviamente ad andare a vedere gli altri tutorial che riguardano queste applicazioni. Con questo vi rinnovo l'invito, ovviamente iscrivetevi al canale YouTube Smart Video Photography, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Con questo anche vi ricordo che se vi è piaciuto il video, oltre a lasciare un like, un commento, condividete il video con i vostri amici, parenti, animali e tutto quello che conoscete per far crescere il canale di Gennaro. Con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Un abbraccio! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!